Siamo nella torre di controllo dell'aeroporto di Bari, è una delle 45 torri di controllo gestite dal gruppo ENAV, che assicura i servizi del traffico aereo all'aeroporto ed in un volume di spazio aereo intorno all'aeroporto di circa 20 km di diametro e alto fino a circa 600 metri. L'aeroporto di Bari nel 2021 ha gestito circa 35.000 movimenti. Nell'ultimo anno prepandemico, cioè il 2019, abbiamo gestito 45.000 movimenti in tutto l'anno e quest'anno si prevede di raggiungere la cifra di 50.000 movimenti. Già nei mesi di aprile e maggio stiamo gestendo un circa 10% di aumento rispetto al bimestre, lo stesso bimestre del 2019. I servizi forniti da ENAV vengono gestiti da questi due controllori, il controllore executive, che è quello che gestisce materialmente la frequenza, quindi il contatto con gli aeroplani, e il controllore coordinatore, che invece è quello che gestisce le linee telefoniche e tutta la gestione dei sistemi informatizzati a disposizione del controllore. Sull'aeroporto di Bari il traffico viene gestito con l'ausilio di un radar, che vedete in entrambe le posizioni operative, quindi tutto il traffico viene visualizzato e il radar garantisce l'efficienza assoluta della gestione del traffico in arrivo e partenza. I nostri controllori gestiscono tutto il traffico sull'aeroporto, quindi dal momento della partenza, della messa in moto, poi il decollo, e in arrivo fino all'atterraggio e all'arrivo al parcheggio. Traffici in decollo vengono poi trasferiti al centro radar di regione di Brindisi, mentre i traffici in arrivo, coordinati con i sistemi accoppiati al sistema di sorveglianza radar, vengono gestiti negli ultimi 3-4 minuti di volo fino all'atterraggio. Ogni controllore dispone tutte le informazioni meteorologiche puntuali e in tempo reale, in modo da comunicare agli equipaggi affinché abbiano la situazione meteorologica aggiornata durante le operazioni di decollo e di atterraggio. Esiste un sistema di gestione automatizzata dei piani di volo e in ultimo il sistema automatizzato di gestione delle luci aeronautiche al suolo, che vengono attivate di notte oppure in particolari condizioni meteorologiche anche di giorno.